Bentornati cari amici, eccoci alla nostra nuova puntata di Saperi e Sapori. Ci troviamo a Lagnasco, in provincia di Cuneo, all'interno del castello Tapparelli d'Azeglio, per un'occasione particolare, cioè per la fiera ortofrutticola Frutti in Fiore, che tutti gli anni anima le piazze della città di Lagnasco. Innanzitutto saluto e ringrazio la nostra Federica, come stai? Tutto bene, ciao Max, ciao amici a casa. E cominciamo la nostra nuova puntata, cominciamo questa esperienza di questa nuova gita fuori porta. Vi abbiamo portato nelle settimane precedenti in giro per il nostro Piemonte, oggi siamo in una località estremamente significativa, un piccolo centro nel cuore della pianura di Cuneese, che sta crescendo moltissimo negli ultimi anni. Un centro a spiccata vocazione ortofrutticola, nasce, cresce e si sviluppa sulla produzione della frutta, ed è questo il tema della fiera di oggi, ma anche e soprattutto un centro molto importante per via del castello dove ci troviamo in questo momento e che andremo a scoprire. Un castello estremamente significativo, si vocifera che ci siano anche presenze esoteriche o magiche che animano questo castello, ma lo scopriremo con i nostri esperti e parlando anche con il sindaco della città di Lagnasco durante la nostra puntata. Bene, cominciamo il nostro percorso, andiamo a scoprire quelle che sono le caratteristiche di Lagnasco, perché vi stiamo invitando a venire qui in provincia di Cuneo a scoprire questo nostro piccolo ma bellissimo centro, e proseguiamo il nostro cammino, sempre qui con noi a Sapere Sapori. Ora lascio la parola al nostro Mauro Ferracin. Grazie Massimiliano. Allora, due cenni sul luogo, sul paesino in cui ci troviamo. Lagnasco è un paesino di 1400 abitanti circa della provincia di Cuneo, che si trova sulla direttrice, sulla pianura che da Cuneo arriva fino a Torino e in particolare tra Savigliano e la città di Saluzzo. In realtà l'etimologia del termine Lagnasco ha la sua origine nel latino Lagnascum, dove si indicava un luogo ricoperto di selve e boschi, che era il paesaggio che fino all'anno 1000 in realtà ci si poteva aspettare venendo qua. Alla base e l'importanza della città c'è questo castello, il castello di Tapparelli d'Acceglio, che in realtà domina un pochino tutta questa piana e dà comunque lustro e importanza a tutto il paese. In realtà questo castello sorge intorno all'anno 1100 e viene completamente rimaneggiato e fortificato intorno al XVI secolo d.C. Tapparelli in realtà si presenta come un impianto a pianta aperta con quattro torri quadrate che in realtà lo delimitano in un certo modo e lo rendono anche estremamente possente. Diciamo che la figura del Tapparelli, della famiglia Tapparelli, che in realtà noi incontriamo qua, ma è una famiglia estremamente importante, sembra che il termine Tapparelli abbia una trasposizione da sostantivo tapparsi, ossia i tapparelli erano coloro che autorizzavano le tappe, una sorta di doganieri, possiamo definirli così, cercando di tirare un po' il termine, perché in realtà facevano pagare un pedaggio a tutti coloro che transitavano in questa zona o avevano bisogno di barche o di zattere per attraversare i fiumi. La famiglia Tapparelli in realtà vive qui intorno al 1300 e in realtà si trova ad avere delle dispute proprio con un'altra famiglia estremamente importante, che sono i Falletti. I Falletti li abbiamo incontrati quando abbiamo parlato qualche puntata fa del Barolo, perché sono coloro che abitavano nel castello di Barolo. I Falletti e i Tapparelli in realtà iniziano una disputa sulla reale proprietà di questo castello, fino a quando non arriva Amedeo VI di Savoia, che cerca di fare da paciere. A quel punto i Tapparelli cedono dei beni o delle transazioni economiche ai Falletti, che a questo punto lasciano la proprietà di questo castello. Il re Amedeo VI di Savoia in realtà, concedendo questo utilizzo del castello, fa scrivere anche il motto su questo castello, che è d'accordo. Quindi, come vedete, tutto il mondo e tutta la storia in realtà si ripete. Un'ultima cosa importantissima: la produzione che caratterizza questo paese, questa realtà, è la produzione frutticola. In realtà si producono pesche, mele, pere, kiwi, eccetera, e pensate, una cosa estremamente importante, la proporzione del territorio rispetto alla produzione di frutta rende questo paese in realtà quello in cui si produce in assoluto di più in Piemonte e in Italia la frutta, che poi viene esportata sia all'estero che consumata nel mercato nazionale. E con questo ridò la parola a Max, a te. Bene,
siamo ora con il sindaco della città di Lagnasco, Ernesto Testa, e al sindaco, come a tutti gli amici di Sapere Sapori, per chi segue la nostra trasmissione ben lo ricorda e ben lo sa, facciamo la domanda che facciamo un po' a tutti: qual è il piatto preferito e perché? Si tratta della crostata di mele con guarnizione di kiwi caramellato. Perché? Perché Lagnasco è il paese della frutta, è il centro di un'area molto importante vocata alla frutticoltura, e quindi dai classici piatti piemontesi che abbiamo anche noi tutti quanti sulle nostre tavole nelle occasioni di festa, certamente però la frutta ha il suo privilegio. Questo è proprio, diciamo, il clou, con tante altre declinazioni e variazioni in proposito. Ci troviamo nel cuore dell'area del castello di Lagnasco, dicevamo prima in una fase introduttiva, che cominciano a vociferare la presenza di fantasmi, di presenze esoteriche all'interno di questo castello. È vero? Chiediamo conferma al sindaco, e se ha notizia di parlarcene. La storia dell'esoterico qui comincia nel 1500, perché il conte Oddone Tapparelli, scientificamente provato dai libri di storia, era un appassionato di tante cose, tra cui anche l'esoterismo. La prova forse più lampante, la più chiara che è rimasta a noi, sono le grottesche, sviluppate in tantissimi ambienti e in molte forme, ma in una forma anche proprio veramente molto forte, di ricerca di questi personaggi mischiati uomo e animale, in declinazioni, dico, perverse, forse un po' esagerato, ma comunque molto, decisamente molto forti. Poi c'è per esempio il mistero della Dama Velata. Nello scalone centrale del castello di Ponente alle nostre spalle c'è un dipinto al primo pianerottolo che raffigura una dama nobile molto ben vestita, coperta da un velo, e quindi qui le storie si moltiplicano, perché da chi dichiara che era l'amante di uno dei nobili, che non poteva quindi essere trasmessa ma voleva che fosse immortalata, da chi dice che fosse una moglie invece ripudiata e quindi era stata dipinta e poi è stata coperta in un secondo tempo. E poi abbiamo, questo è vero, perché negli anni 60, una delle famiglie che affittava il castello in quei tempi, proprio nella torre qui di fronte del castello di Levante, nel centro della stanza della torre, ristrutturando il pavimento, trovò un buco che era proprio a forma circolare, di un diametro di circa 60 centimetri, che scendeva giù in profondità fino al fondo della base della torre, ed era, si dice che allora era contorniato di lame, e venivano buttati giù a capofitto i condannati a morte, piuttosto che le persone poco gradite. Allora i condannati erano, diciamo, giustiziati in un modo abbastanza sommario, quindi non si sta lì a trovare il termine più appropriato. Speriamo che il sindaco adesso si comporti meglio con i suoi concittadini. Diciamo che è completamente coperta adesso, e per vederla bisogna scoprire il pavimento. Bene, continueremo la nostra chiacchierata con il sindaco di Lagnasco, Ernesto Testa, fra poco. Do ora la linea alla nostra Federica con il notiziario regionale degli appuntamenti. A presto. Eccoci ora al nostro consueto appuntamento con il notiziario settimanale degli eventi regionali. Iniziamo segnalandovi la continuazione delle iniziative legate agli scambi culturali e commerciali tra il Piemonte e la regione russa della Bashkiria, organizzate dall'associazione Qualitali. Nelle prossime settimane, in diverse località del Piemonte e dopo l'anteprima che ha avuto luogo proprio nelle sale del castello di Lagnasco, verrà proposta la mostra Visioni della Russia, con oltre 100 opere di artisti russi contemporanei, dal più classico realismo fino alle più moderne avanguardie. Mentre nei primi giorni di maggio un nuovo gruppo di imprenditori russi visiterà il Piemonte. Per informazioni e contatti visitate il sito www.qualitali.info o scrivete a press@qualitali.info. Si tiene invece venerdì 27 aprile alle ore 21 il nuovo appuntamento con le serate musicali 2012, proposte dal Conservatorio Giuseppe Verdi in piazza Bodone a Torino. È la volta di Intermezzi e Sonate di Brahms, che il Conservatorio propone come sempre ad ingresso libero.
ultimi giorni invece, per visitare la mostra Zoo di Legno, presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, in via Giolitti 36 a Torino. Prorogata fino al 6 maggio, visto il grande successo di pubblico e di critica, la rassegna propone tra rivisitazioni di radici e xilografie l'anima artistica del legno, vista da una terra di affermati artisti. Lungo weekend, dal 28 aprile al 1 maggio, torna la sua 36esima edizione, l'importante appuntamento enogastronomico di Vinum, a Alba, nella grande enoteca di Langheroero e nel Palazzo Mostre Congressi. Si susseguiranno degustazioni e presentazioni di eccellenze enologiche, mentre in Piazza Savona sarà l'occasione per meglio conoscere la qualità dello street food e del cibo da sporto. Concludiamo segnalandovi l'avvio degli eventi della 32esima rievocazione storica del Calendimaggio, organizzata dalla Proloco di Oglianico, in provincia di Torino. Animazioni in costume, sfilati, sbandieratori e tornei medievali animeranno da martedì 1 maggio le vie e le piazze di Oglianico, mentre per sabato 5 maggio gli antichi sapori tra cocci e lumi di candela riporteranno a tavola con il console, nello splendido scenario di una cena medievale. Per ulteriori dettagli su questi ed altri eventi del Piemonte, continuate a seguirci in diretta su Rete 7 e sul web digitando www.piemontepaese.it. Per ogni segnalazione scriveteci infine all'indirizzo redazione@piemontepaese.it.